Eminentissimo Cardinale, Eccellenza Reverendissima Patriarca di Venezia, autorità tutte civili e religiose. Questo è un momento di grande commozione e di grande onore per chi rappresenta il Dicastero della Giustizia. Noi oggi coniughiamo in questo momento, in questo luogo, tre valori che sono l'arte, la giustizia e la religione. Sono dei valori che talvolta possono sembrare incompatibili tra di loro, talvolta invece riescono a coniugarsi. Tutto questo dipende dall'interpretazione che noi ne diamo. Quando abbiamo fatto questo corridoio, scoperto, che ho visto per la prima volta, anche se questo carcere mi era noto perché 40 anni di magistratura come pubblico ministero qui a Venezia mi avevano portato a vari interrogatori di detenute in questo luogo. Bene, in quel corridoio alla fine si vedeva un occhio sbarrato. Un occhio sbarrato può significare molte cose, dipende sempre dalla interpretazione che uno ne dà. Può significare in questo luogo l'incapacità, come è stato detto giustamente prima, da parte delle detenute di vedere all'esterno e quindi uno stato di esclusione, uno stato di mancata reciprocità. Può anche significare il contrario, cioè l'incapacità di chi sta fuori di vedere all'interno del carcere, di vedere cos'è la vita carceraria, che è un mondo che generalmente le persone libere tendono a ignorare. Ed è il pericolo che noi corriamo, ed è stato ricordato perfettamente prima dall'Eminenza Cardinale, che si rischia così la cosiddetta cultura dello scarto, cioè di considerare il detenuto come qualcosa abbandonata a se stessa, di cui lo Stato non deve prendersi cura se non nei limiti in cui deve predisporre gli strumenti per l'espiazione della pena. In realtà noi cerchiamo, io ho cercato sin dal primo momento del mio insediamento, di portare all'interno del carcere ogni forma possibile per la rieducazione del condannato. La rieducazione non è soltanto un imperativo che è scritto nella Costituzione, che la pena deve appunto tendere alla rieducazione del reo, ma è un imperativo etico, è un imperativo religioso ed è anche un imperativo, se vogliamo, utilitaristico, perché la persona che esca dal carcere, per esempio avendo imparato un lavoro e trovando già un lavoro all'esterno del carcere, bene, getta via quel marchio di Caino che in genere accompagna i condannati e ha molte opportunità di reinserimento nella vita civile. Ma l'arte che oggi noi qui celebriamo è quell'occhio che rappresenta forse queste due incapacità di vedere all'esterno e all'interno il mondo carcerario, può rappresentare anche molte cose, se vogliamo anche più importanti, l'incapacità della nostra ragione di vedere al di là dei nostri pregiudizi, l'incapacità di conoscere il senso ultimo delle cose. E in questo senso l'arte è estremamente importante perché, come sapete, la filosofia, chiamiamo laica, individua tre criteri per arrivare alla conoscenza dell'assoluto. Il primo criterio è appunto quello dell'arte, che attraverso l'intuizione lirica ti fa fare un balzo di conoscenza intuitiva. La seconda è quello della religione positiva, che dà, secondo Hegel almeno, una rappresentazione mitologica della realtà. E la terza è quella dell'aspetto razionalistico speculativo, che dà una invece dimensione appunto razionale a quello che Hegel chiamava l'assoluto. Io penso invece che questa trilogia vada invertita nei valori, perché l'arte va al di là di quello che la ragione riesce a comprendere. L'occhio sbarrato della ragione è un occhio che rappresenta la limitatezza della nostra conoscenza positiva del mondo e lascia quindi spazio a quella che è la realtà della fede, di cui oggi è testimonianza la presenza del Cardinale e dell'Eminentissimo Patriarca di Venezia. Teniamo sempre presente che la fede, per quanto poi possa realizzarsi in varie religioni positive, deve essere comunque coniugata con un altro valore
che qui dentro oggi si celebra o comunque si ricorda, che è quello della giustizia. Per la cultura giudaico-cristiana la giustizia è fondamentale. Dio è considerato insieme legislatore e giudice, ma la giustizia è temperata dalla misericordia, e la misericordia è assistita dalla speranza, e quindi le virtù famose teologali della fede, della speranza e della carità si devono coniugare sotto la legida, in questo caso, della giustizia. Ecco perché in una presentazione della giustizia, nel suo aspetto, se vogliamo, più cruento, perché questo è pur sempre un luogo di espiazione, un luogo di dolore, un luogo di emarginazione, un luogo di sofferenza, però si coniuga con quella che è la speranza che ti dà l'arte, la visione anche escatologica che ti dà l'arte, attraverso la fantasia, l'immaginazione. L'artista ha questo di superiore rispetto allo scienziato, che riesce a vedere oltre, riesce a vedere prima le cose che poi magari la scienza scopre in ritardo. Questo è l'aspetto che rende l'artista diverso dagli altri. E quindi in questo caso coniugare insieme la giustizia con l'arte sotto, diciamo, la protezione, in questo caso, della fede, secondo me è il momento migliore per celebrare oggi questo inizio della Biennale. Grazie.